Buongiorno signore e signori e benvenuti in questo video che ha lo scopo di aggiornarvi su alcune cose e di annunciarne altre sia riguardante YouTube che soprattutto Twitch. Non perdiamoci però inconvenevoli, anche perché sono in ritardissimo con la realizzazione di questo video e iniziamo subito a gettarci nel cuore degli argomenti. Partiamo da un po' di aggiornamenti. Come avrete sicuramente notato nell'arco dei mesi estivi, in particolare su YouTube è calata molto la quantità di contenuti. Questo rallentamento è ovviamente figlio di una serie di questioni. Come ovvio che sia, c'entra Twitch e il fatto che dati alla mano stia diventando la mia prima occupazione. E ovviamente contano anche gli impegni universitari, dato che quest'anno sarà anche l'anno della mia laurea. C'entrano anche sicuramente gli scarsi stimoli che YouTube dà, anche a livello economico. Tutte queste però sono problematiche di cui sono e in parte siete a conoscenza da tempo. La verità è che ho avuto la necessità di disintossicarmi e al tempo stesso di riflettere un po'. La farò breve. I video highlights, come quelli di Pokémon Perle e di Pokémon Y, mi hanno totalmente prosciugato. Quando iniziai a realizzare quel genere di video, la mia idea era quella di lavorare a progetti più corposi riguardanti YouTube, avendo sempre d'altra parte qualcosa di fresco, divertente, ma soprattutto veloce da caricare, sostanzialmente per evitare che l'algoritmo si dimenticasse della mia esistenza. Ed era questo tipo di contenuto che l'highlight doveva essere. Se voi ora per curiosità andaste a confrontare il primo highlight di Pokémon Smeraldo Monotype Coleottero e uno degli ultimi video di Pokémon Y, capirete sicuramente che cosa è andato storto. I video highlights sono diventati sempre più elaborati e soprattutto sempre meno veloci. Ora, perché è successo questo? Probabilmente perché io per i contenuti veloci non sono fatto. Non sono fatto o non credo di essere fatto per lavori sommari, soprattutto se mi trovo davanti a un programma di editing che mi consente milioni di possibilità. Ed è allora accaduto che video dopo video la mia asticella si sia continuamente alzata e si siano alzate soprattutto le mie aspettative prima che le vostre. Fino a giungere al punto in cui un qualcosa di soft dal punto di vista della realizzazione si è evoluto a tal punto da assorbire completamente l'attività del canale, o quasi perlomeno. E benché come cosa mi riesca bene, perché lo deduco dai vostri commenti e da alcuni commenti di alcuni miei colleghi, è una cosa che in questa quantità e con questa frequenza non mi appartiene. Il mio canale ha sempre avuto una direzione ben specifica e voglio riprenderla. La prima notizia che oggi vi porto, e che peraltro non credo faccia piacere a tutti, è che ho intenzione di ridurre drasticamente la quantità di video alla Pokémon Y. Saltuariamente ne vedrete qualcuno perché, come vi dicevo, mi riescono bene e mi danno anche una certa soddisfazione, proprio perché mi riescono bene. Ma non voglio più che un contenuto che mi rispecchia solo in parte vada a sottrarre così tanto tempo a ciò che davvero voglio fare su questa piattaforma. Video come le teorie, le narrazioni, le analisi e gli approfondimenti sul mondo Pokémon. Credo sia questo ciò che mi rende davvero orgoglioso di quello che faccio. D'altro canto, ho comunque bisogno di qualcosa di veloce per alimentare l'algoritmo, perché anche per i video scritti l'asticella si è alzata molto, lo avrete notato, ma almeno per ora non ho nessuno che lavori con me, faccio tutto in proprio e chiaramente facendo tutto in proprio le tempistiche sono molto lunghe. È anche vero che video veloci per nutrire l'algoritmo è un qualcosa che non fa parte della mia filosofia del web e più in generale non fa parte forse della mia filosofia di vita. E in generale credo di non essere proprio fatto per alcune tendenze che il mondo social sta dimostrando. Non sono fatto per TikTok, non sono fatto per i Reels, non sono fatto per gli short di YouTube, su cui la piattaforma sta puntando molto e la cosa mi dà tremendamente fastidio. Sono modi di produrre contenuto, modi di intendere la creatività che non mi appartengono e temo non mi apparterranno mai. Ma la vita è fatta di compromessi e quindi un qualcosa di veloce io devo trovarlo, altrimenti qui si muore. La seconda notizia allora è che ho intenzione di caricare su questo canale alcuni estratti delle mie live di Twitch, dato che lì sicuramente produco molto contenuto, editati in maniera molto più semplice e per certi versi più seria. Il primo video di questo tipo che vedrete probabilmente sarà la mia ultima sconfitta su Pokémon Radical Red Nuzlocke al sesto tentativo. Tra parentesi, è molto divertente come ho perso, quindi aspettate qualche giorno e capirete il delirio. Ultimissimo aggiornamento ora, prima di passare all'annuncio di qualche progetto. Come detto al termine del finale di Pokémon Y, certe serie non fanno per me. È anche vero che Pokémon Y è stata una serie pensata principalmente per produrre video highlights su YouTube. E quel processo a spirale che poi mi ha portato a vivere anche male la realizzazione di video di Pokémon Y, mi portava anche a sforzarmi durante le live del gioco stesso di divertirmi. Ed è forse questo il motivo per cui la serie
è stata particolarmente spossante per me. È chiaro che se i video highlights di questo genere però diminuiranno, non avrò più bisogno di sforzarmi in questo senso. Quindi le prossime run che vedrete su Twitch saranno più incentrate sul fattore tryharding, siano esse run di Pokémon o siano esse run di Zelda, che peraltro ho in cantiere qualcosina. Oggi non vi dirò nulla, ma qualcosa c'è su Zelda. I montage, come li avete conosciuti finora, probabilmente si esprimeranno, come vi dicevo saltuariamente, in qualche live, magari particolarmente divertente, ma soprattutto credo in alcuni best of. Passiamo ora ad annunciare, a parlare di qualche progetto che vedrà la luce nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Anticipo che ho tanti progetti e tante idee in mente e che non tutti verranno trattati in questo video, ma solo ovviamente i più imminenti. Per quanto riguarda YouTube, il piano è quello di tornare a produrre alcuni dei video che hanno simboleggiato nel tempo questo canale. Non solo le narrazioni di avventure Pokémon, che resteranno una colonna portante dei contenuti del canale, ma anche, come già anticipato, i vari video di approfondimento sulla lore tema Pokémon, le teorie e più in generale le varie unioni tra filosofia e opera videoludica che ho operato in questi anni. Ho tante idee in mente e spero con questa purificazione del canale di poterle mettere in atto in maniera più serena. Infine, per quanto riguarda questo punto, i video usciranno, o meglio, vorrei farli uscire definitivamente da quel guscio che rappresentano i format. Vorrei rendere i video più enciclopedici senza limitarmi ad alcuni paletti, peraltro autoimposti da me. Format come tempo capsula, concept analysis, let's fix, probabilmente verranno tutti unificati in dei video i cui confini non saranno sufficientemente netti da definire se il video in questione sia o un tempo capsula o un concept analysis. È un processo che in teoria avrei già cominciato, ma da cui forse non mi sono mai liberato del tutto, quindi credo sia arrivato il momento di farlo. E ho tante idee in mente, quindi su YouTube tenetevi pronti. Per quanto riguarda Twitch, invece, ho una serie di cose più concrete. Il primo progetto di cui vi voglio parlare è ancora in fase di elaborazione, ma vedrà verosimilmente la luce nel mese di ottobre. Io e il buon Fieric, che recentemente su Twitch si è dedicato con molto zelo a Pokémon, stiamo lavorando per una serie in co-op molto particolare. Vi darò sicuramente più dettagli in futuro, per ora non abbiamo niente di concreto in mano, ma la progettazione procede ovviamente bene e sicuramente in futuro avrete delle news. Ora parliamo del secondo progetto. Anche in questo caso si tratta di una serie co-op che vedrà la luce il 28 settembre alle ore 15 sul mio canale Twitch. Per voi ho preparato un piccolo teaser. Pokémon Platino Hardcore Nuzlocke Co-op, una serie che almeno su Twitch Italia non ha eguali. Il mio partner in questa avventura sarà Tiamat, che di recente su Twitch, qualora già non lo conosceste per le antiche ormai collaborazioni su YouTube, avete imparato a conoscere. Le regole dell'avventura in sé saranno le stesse di una comunissima Hardcore Nuzlocke, per intenderci le stesse che seguiamo su Pokémon Radical Red. La differenza è che sarà una serie in cooperativa. Cosa significa questo? Significa forse che io e Tia giocheremo assieme per venire a capo di una Nuzlocke di Pokémon Platino? Dopo che sto affrontando Nuzlocke su giochi ben più difficili? No, sarebbe ovviamente troppo semplice. Prestate attenzione, gli appuntamenti con questa serie saranno 4 settimane, più precisamente 2 il martedì e 2 il giovedì. Tutto questo a partire dal 28 settembre. Alle ore 15 di martedì e giovedì si terrà l'appuntamento sul mio canale Twitch, mentre in serata, l'orario ovviamente verrà annunciato da Tia sul suo canale, prenderanno luogo gli appuntamenti per l'appunto sul suo canale. Giocheremo però il gioco singolarmente, senza mai entrare in comunicazione tra di noi. Una volta terminata la mia consueta live delle 15, estrarrò il salvataggio, lo invierò a Tia, che proseguirà l'avventura da solo. Ovviamente il processo sarà anche inverso: una volta proseguito per un certo tratto di gioco, Tia manderà il suo salvataggio a me e nel mio canale proseguiremo a partire dal punto in cui lui si è fermato.
Facciamo un esempio per capire cosa significhi tutto ciò. Il salvataggio sarà unico, io e Tia giocheremo la stessa run. Ma io nella mia live delle 15 del 28 settembre giocherò, per dire, fino a Mineropoli. Poi passerò il mio salvataggio a Tia che, ipotizziamo, proseguirà fino a Cuoripoli, seguendo ovviamente le stesse identiche regole. Quando io giovedì 30 settembre riavrò tra le mani alle ore 15 il mio salvataggio, mi troverò davanti a una situazione totalmente modificata rispetto a quella che ho giocato. Magari Tia, nell'arco di tempo tra Mineropoli e Cuoripoli, ha perso dei Pokémon, ha fatto delle catture che non avrei fatto, ha perso letteralmente delle catture. O magari ha insegnato determinate mosse a cui io avrei rinunciato. E logicamente lo stesso avverrà viceversa. Sarà un modo tutto nuovo di interpretare una Nuzlocke Co-op. E per chi avesse una lunga memoria e avesse seguito anche la community americana, prende in prestito alcune idee dalla Taglock. Insomma, non vi resta che aspettare il 28 settembre per questa avventura. Ora però è arrivato il momento di parlare del terzo progetto, forse quello a cui tengo di più. Non parliamo di una serie vera e propria, eppure le Nuzlocke c'entrano e come. Signore e signori, sono orgoglioso di annunciarvi il Nuzlocke Tournament. Una competizione interna alla nostra community che seguirà le regole della challenge Pokémon più celebre, vale a dire la Nuzlocke. L'idea di base è semplice. 32 partecipanti si affronteranno in lotti ad eliminazione diretta fino al termine del torneo. Ma qualora un loro Pokémon dovesse venire sconfitto in una singola lotta del torneo, esso non sarà più utilizzabile per tutta la sua durata. Di certo però non potevamo fermarci qui. Il team di ogni allenatore infatti non sarà composto da 6 Pokémon, ma grazie a Pokémon Showdown ci sarà possibile portare in team preview contro un avversario ben 12 creature differenti. Esse dovranno rispettare però alcune caratteristiche, anche esse legate al mondo delle Nuzlocke. Il torneo infatti sarà idealmente ambientato in un gioco Pokémon, più precisamente ad Aranciopoli e dopo la lotta contro Litsurge. Ciò implica che i 12 Pokémon con cui ogni giocatore approccerà il torneo dovranno rispettare le regole di ottenimento di una Nuzlocke su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Ogni Pokémon utilizzato da ogni giocatore durante il torneo dovrà essere ottenibile in un'area diversa del gioco fino ad Aranciopoli, oltre la quale non saranno consentite catture. Le aree che avrete a disposizione per eseguire le catture, starter incluso, saranno 15. Quindi per giungere al tetto di 12 Pokémon dovrete scartare 3 zone. Inoltre tutte le mosse apprendibili dai Pokémon devono essere ottenibili prima di Aranciopoli e prima del level cap imposto dal torneo, che equivale al Pokémon più forte di Surge, cioè il livello 24. E ad una logica simile risponderanno le evoluzioni. Sarà possibile evolvere un Pokémon se la sua evoluzione è accessibile entro il livello 24 e o entro Aranciopoli. Per intenderci, sarà possibile evolvere Bulbasaur in Ivysaur, ma non Ivysaur in Venusaur. Non solo perché il livello 32 a cui Ivysaur si evolve sfora il cap, ma anche perché la pietra foglia, che in questa generazione funzionerebbe per evolvere Ivysaur, è ottenibile ad Azzurropoli, che è dopo Aranciopoli. Non vi ho descritto interamente le regole e vi saranno anche alcune eccezioni a queste ultime. In ogni caso, le regole integrali verranno rese disponibili sul gruppo Discord degli abbonati di Twitch. L'iscrizione infatti sarà aperta a chiunque sottoscriverà un abbonamento al canale Twitch Creepy Live e sarà presente sul gruppo Discord dedicato, dove verrà sostanzialmente svolta tutta l'attività organizzativa. La visione sarà invece, e ovviamente, disponibile per tutti, dato che ogni lotta verrà streamata sul mio canale Twitch a partire dal 25 settembre alle ore 15. In seguito, i restanti appuntamenti del primo torneo si terranno il 2, il 9 e il 15 ottobre, giorno quest'ultimo in cui si terranno i quarti di finali, le semifinali e le due finali per il primo e per il terzo posto, tutte in un'unica live. Per quanto riguarda il discorso dei partecipanti, essendo questo un progetto comunque sperimentale, ho deciso di limitare per il primo torneo le iscrizioni a 32 partecipanti. In caso di un numero molto più alto di iscrizioni, cosa che ovviamente mi auguro, verranno organizzati immediatamente nuovi tornei ambientati in nuove regioni e con nuove catture disponibili. Le iscrizioni al primo torneo verranno aperte mercoledì a mezzanotte, così che io abbia il tempo di organizzare live su Twitch in maniera tale da spiegarvi ancora meglio la questione, dal mostrarvi come iscrivervi, come realizzare un team adeguato al torneo e così via. Aggiungo che per i vincitori stiamo pianificando alcuni premi. Uno di questi sarà un anno di abbonamento regalato dal sottoscritto al vincitore, ma c'è qualcosa di più che bolle in pentola, non sono ancora sicuro di riuscire a organizzarla.
ma sappiate che c'è. Infine, anche se ho già accennato alla questione, ma è bene specificarlo, l'intero torneo si svolgerà online sulla piattaforma di simulazione di lotta Pokémon Showdown, che consentirà, tra le altre cose, anche di creare i famosi team a 12 squadre, che altrimenti sarebbero ovviamente irrealizzabili. E anche in questo caso, ovviamente, vi verrà mostrato come fare. Alle ore 18, oggi saremo infatti in live su Twitch, in maniera tale che io possa mostrarvi queste cose e rispondere magari ad alcuni vostri dubbi. Questo sarà forse il progetto più grande che Twitch abbia mai conosciuto, per quanto ovviamente riguarda me. E non vedo sinceramente l'ora di vedere come andrà e dove ci porterà. Per approfondimenti vi aspetto in live alle 18 con quella che sarà una sorta di conferenza a riguardo, sicuramente molto amatoriale. Bene, con gli annunci io credo di aver finito. Ovviamente ho tante altre idee, tanti altri pensieri per la testa, tanti altri progetti su cui però non ho ancora iniziato a lavorare, quindi è inutile che ve li annunci adesso. Spero che le novità vi abbiano fatto piacere, vi aspetto in live alle 18 per approfondire la questione del torneo e rispondere a qualsiasi domanda voi abbiate. Per il resto, ragazzi, io vi auguro una buona domenica e noi ci becchiamo in un prossimo video.